Buongiorno a tutti. In questo tutorial spiegherò come caricare delle autorizzazioni per partecipare a Wikiloss Monuments. Perché dei monumenti possano essere fotografati per il concorso Wikiloss Monuments, è necessario che il proprietario o gestore del monumento invii a Wikimedia Italia, che è l'organizzatore del concorso, un'autorizzazione che permetta la fotografia del monumento e il successivo caricamento dell'immagine sulla piattaforma Wikimedia Commons. Bisogna recarsi all'indirizzo autorizzazioni.wikilosmonuments.it, dove ci si troverà davanti a questa schermata. Clicchiamo Inizia e ci viene richiesto di fare login con le nostre credenziali che usiamo su Wikipedia, su Wikidata e su tutti gli altri progetti Wikimedia, oppure di procedere come anonimo. Se è possibile, è meglio fare login. In questo modo le nostre modifiche sul database che viene utilizzato per il concorso saranno registrate a nostro nome, altrimenti sarà registrato l'IP da cui queste modifiche vengono effettuate. Login utente, veniamo reindirizzati su Wikidata. Possiamo mettere la username e la password e poi cliccare login. Clicchiamo consenti per consentire all'applicazione di riconoscerci e poi veniamo reindirizzati sulla seconda pagina. In questa seconda pagina dobbiamo indicare il comune dal quale diamo l'autorizzazione, se diamo l'autorizzazione a nome di un ente comunale, oppure cliccare Altro ente se diamo la liberatoria per un altro ente che non sia un comune. Scegliamo un comune a caso, ad esempio il comune di Brumano. In questa schermata ci viene richiesto di caricare l'autorizzazione firmata dal legale rappresentante, dal sindaco o da chi ne ha facoltà che permetta di far partecipare i monumenti al concorso Wikiloss Monuments. Se non disponiamo ancora di questa autorizzazione, possiamo scaricare, possiamo vedere l'esempio di autorizzazione, il facsimile di liberatoria che possiamo usare e possiamo anche scaricarlo, compilarlo e farlo firmare. Andiamo indietro. Io ho benissimo sul mio computer il facsimile di liberatoria compilato e firmato, lo carico. Poi, come vedete, in questa schermata ci viene richiesto di indicare uno per uno i monumenti presenti nell'autorizzazione e che potranno essere fotografati. Ora io aggiungerò dei monumenti a caso per farvi vedere come funziona. Come vedete, c'è un campo di ricerca in cui possiamo cercare il monumento. Se non lo dovessimo trovare facendo ricerca in questo campo di ricerca, posso anche creare un nuovo elemento perché la maggior parte dei monumenti sono già presenti su Wikidata, ma non è detto, qualche monumento può essere sfuggito al nostro database e quindi si può inserire. Per esempio, cercherò la chiesa di San Bartolomeo a Brumano. Mi trova la chiesa di San Bartolomeo nel comune di Brumano e con le informazioni che sono già presenti nel database. Controllo che le informazioni siano corrette. Se c'è qualcosa da cambiare lo cambio, altrimenti clicco salva. Ecco, dopodiché aggiungerò un altro monumento presente nella mia liberatoria, che ad esempio sarà la Villa Reale di Monza. Ovviamente se io sono un comune potrò dare autorizzazione per fotografare o monumenti presenti a Brumano o monumenti presenti a Monza, non entrambi. Questo è soltanto un esempio. Quindi la Villa Reale di Monza la trova. I dati sono corretti, salva. E come vedete qui si aggiungono mano a mano tutti i monumenti che io inserisco. Cerchiamo un altro monumento e cerchiamo
una chiesa nel comune di Rota. No, comune di Rota Imania, non mi trova niente. Cerchiamo soltanto cimitero, cimitero. Apparentemente la chiesa di Rota Imania non è presente, quindi dovrò creare un nuovo elemento Wikidata. Come vedete, in questo caso tutti i campi sono vuoti, dovrò riempirli per quanto possibile. Eccola qui. Individuo il monumento sulla piantina, ci clicco sopra e automaticamente viene riempito il campo latitudine e longitudine. Sito web ufficiale non esiste, quindi non lo metto. In questo caso, per quest'ultimo campo, se l'autorizzazione riguarda tutto il monumento, non compilo nulla o lascio tutto il monumento. Se riguarda soltanto l'esterno, soltanto l'interno o altre parti posso indicarle qui. Salva. Benissimo, qua sono tutti i monumenti, ci sono tutti i monumenti che ho inserito. Una volta che ho inserito tutti i monumenti presenti nella liberatoria, posso cliccare, tutti i monumenti sono qui. Ho iscritto, ho fatto partecipare i monumenti che il mio ente gestisce a Wikilos Monuments e ho contribuito alla conoscenza libera in Italia.